dopo una lunga, in un certo senso, esperienza all'interno di Fratelli d'Italia, dove ovviamente gli auspici erano ben diversi, perché altrimenti oggi non eravamo qui. Abbiamo dovuto interrompere questo percorso come gruppo, un gruppo unito, compatto, coeso, che, come fu per la scelta di aderire a Fratelli d'Italia, oggi in gruppo e in maniera compatta decidiamo di uscire ufficialmente dal partito di Giorgia Meloni, non per discrepanze vedute diverse con Giorgia Meloni e con i leader nazionali del partito, ma bensì perché in questa provincia purtroppo chi tira le redini del partito ha deciso, sotto gli occhi di tutti, di tenerci lontani da quelle che sono tutta una serie di questioni, e oltretutto non abbiamo ottenuto nemmeno in questi anni il rispetto, quel rispetto umano che doveva essere alla base del nostro percorso. Basti pensare quello che è successo a Pigo, a Ceprano, a Monte San Giovanni Campano, e in ultimo quello che è successo a Patrica, che ha dell'incredibile. Ovviamente auguriamo buona fortuna e un percorso politico roseo al senatore Ruspandini, a tutta Fratelli d'Italia. Se sarà il candidato della coalizione alle prossime politiche, saremo i primi a votarlo. Per il momento non possiamo che andare via e aderire a quello che è il partito che ha rappresentato anche la nostra storia politica e umana. Siamo cresciuti in Forza Italia, io devo tanto al partito di Silvio Berlusconi, che è grazie a Forza Italia che ho potuto fare una delle esperienze più belle a livello istituzionale, ovvero essere il vicepresidente nazionale vicario di ANCI Giovani. Oggi rientriamo in Forza Italia insieme al gruppo per il tramite dei subcommissari e soprattutto per il tramite del coordinatore regionale, il senatore Claudio Fazzone. Siamo convinti di poter tornare utili ancora a questo partito e soprattutto a questo territorio e a questo gruppo. Beh, questa è la dimostrazione che la politica, che il modo di fare politica che abbiamo messo in campo qui a Frosinone, tutti quanti insieme, cioè quella dell'inclusione, quella del confrontarsi, quella di prendere le decisioni insieme, è la strada giusta per poter dimostrare che Forza Italia è un partito che aggrega, è un partito che vuole fare, che vuole formare soprattutto una classe dirigente. La vuole formare sulla qualità, sulla conoscenza di quello che andranno a fare se entrano a fare gli amministratori. Non vogliamo l'improvvisazione ed è basata soprattutto sul rispetto reciproco, sulla condivisione, come ho detto prima. Noi non vogliamo creare una classe dirigente che vuole ostentare il potere, tra virgolette, pseudo che dà la politica. Ecco, noi questo è quello che stiamo facendo qui a Frosinone, anche in altre parti. Siamo convinti che alla lunga questa cosa paga. Io mi auguro che anche gli altri partiti facciano la stessa cosa, perché c'è bisogno di un ritorno alla politica di persone che realmente possono dare qualcosa. Ma è sempre un elemento positivo il fatto di che i giovani si ritornano in Forza Italia, perché dobbiamo usare questo termine in quanto Samuel e il suo gruppo già erano sono nati in Forza Italia. Noi siamo felici e contenti di questa situazione, stiamo lavorando sul territorio proprio perché si ritorni al cospetto della cittadinanza. Stiamo preparando una serie di iniziative sul territorio provinciale. Tutto ciò che è divisione non ci appartiene, quindi un applauso ai giovani capeggiati da Battaglini, che hanno scelto Forza Italia, hanno scelto quelle che sono le condizioni di un partito su un territorio che si ispira sempre a regole di confronto e dialettica interna, senza andare oltre e travalicare sulla maleducazione, come in qualche circostanza è avvenuto negli ultimi tempi al nostro interno.